Beh, il terzo settore è un po' complicato spiegare. Tutto quello che non è mercato e non è stato è terzo settore. In particolare, comunque, sono l'associazione di volontariato, le APS, le associazioni sportive, lucrative e non, le cooperative sociali e da ultimo è nata un'altra figura, l'impresa sociale. Quindi un po' tutto questo mondo qui è terzo settore. È complicato spiegarlo e finalmente il governo italiano nel 2016 ha deciso di unificare tutte queste figure giuridiche di terzo settore e fare un codice unico, quindi sotto un solo testo raggruppare tutto quello che è il terzo settore, anche le fondazioni, chi fa beneficenza, quindi anche le fondazioni grandi, le società di mutuo soccorso, sono state raggruppate in questo codice del terzo settore. Guarda, anche questa è una cosa molto complessa. Diciamo che c'è un riconoscimento da parte del governo del valore del terzo settore e del volontariato e questo riconoscimento si è tradotto in questo testo di codice unico, quindi diciamo in un certo senso semplificare tutto il mondo del volontariato, ma semplificare significa anche rinnovare, ci sono delle cose nuove che entreranno in gioco e anche le organizzazioni di volontariato rispetto alle imprese sociali hanno delle figure specifiche e il codice del terzo settore ha cercato di codificare tutto questo mondo. È passato in sordina, quindi la grande novità è che da qui a poco dovrà essere attuato un registro unico nazionale e da lì in poi partirà questo codice. La scadenza sembrava lontana nel 2016, è stata rinviata di 6 mesi, quindi doveva entrare in vigore il 1 gennaio di quest'anno in realtà, ma è stata rinviata ad agosto del 2019. E in questo passaggio ci saranno grosse novità del mondo del terzo settore, perché si avrà più opportunità, un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Sono Paride Posella, sono il presidente della Cooperativa Media, un'agenzia formativa operante sulla Mezzia Terme. Nell'ambito dei nostri dibattiti, dei dibattiti con i collaboratori, è emersa la necessità di fornire un'occasione di dibattito in merito al codice del terzo settore. E quindi abbiamo deciso di effettuare questo evento gratuito per imbastire un primo dibattito. In merito, e perciò i nostri collaboratori e il PLL, nello specifico il collaboratore Antonio Mangiafave, daranno il loro contributo sulla conoscenza, sullo stato d'attuazione di questa riforma del terzo settore, e insieme potremo vedere quali sono le cose che possono emergere dal territorio, quindi da chi effettivamente dovrà proprio agire con questo nuovo codice. Invitiamo le persone interessate a manifestare prima tramite email, troveranno tutto sul sito www.media.it, di cercare di prenotarsi per dare un servizio, insomma, senza disagi o con minor disagi possibili.